Ciao a tutti, oggi sono molto felice di provare per la prima volta un prodotto per la smart home italiano, ossia l'interruttore Zigbee di Vimar. Apriamolo insieme. Questo, come dicevo, è sì un interruttore, lo vedete, o meglio un pulsante perché non cambia posizione ma viene semplicemente premuto, ma ovviamente è anche un attuatore Zigbee in questo caso. Come qualcuno di voi saprà dai miei altri video, io sono un forte promotore delle lampadine connesse, in particolare delle Philips Hue, perché permettono di gestire la propria illuminazione sulla base di scene luminose. Però ci sono tante situazioni in cui un attuatore che controlla direttamente una fonte luminosa ha perfettamente senso. Per esempio, quando c'è da gestire l'illuminazione di una stanza in cui non ha senso gestire scene luminose, ma bisogna semplicemente accendere la luce o spegnerla. E la mia lavanderia è l'esempio perfetto. Io in lavanderia accendo la luce e spengo la luce. Essendoci già un interruttore con la sua scatola tradizionale all'italiana, mettere una lampadina connessa Philips, ad esempio. In realtà parleremmo di tre lampadine, perché volevo avere una buona luminosità in questa stanza, visto che ovviamente non ha finestre. Avrebbe sia un costo rilevante che d'altra parte un'utilità ridotta. Per essere sicuro di avere la possibilità di intervenire manualmente sulla luce, avrei dovuto aggiungere anche un pulsante Philips. Quindi quello che avrei consigliato solitamente di fare per una stanza come questa è di lasciare l'illuminazione tradizionale, potente ed economica. Lasciare l'interruttore tradizionale che permette di intervenire manualmente sull'illuminazione, magari in aggiunta a un sensore di movimento, e nella scatola elettrica inserire un attuatore Zigbee o Z-Wave. Tipicamente io lavoro tanto con Fibaro e Autech. Tuttavia, in questo caso, il prodotto di Vimar è la perfezione. Io, come vedete, ho delle placche Vimar, non è un caso. Quando ho rifatto questo ambiente sapevo che questa linea di prodotto era in arrivo. Esistono i pulsanti Zigbee anche per le linee Eikon e Plana, che sono tra le più diffuse. E come potete immaginare, questo pulsante si inserisce perfettamente nella scatola elettrica al posto dell'interruttore tradizionale, occupando peraltro anche meno spazio rispetto a un attuatore classico Z-Wave o Zigbee, per esempio il Fibaro Double Switch. Certo, questo gestisce un unico carico, invece il Fibaro Double e l'Aiotech Double ne gestiscono due, però c'è da dire che questo costa intorno ai 30 euro, mentre gli attuatori Fibaro e Aiotech costano intorno ai 50-55. Insomma, sembra essere davvero un'ottima soluzione. Adesso vado a montarla, è davvero molto semplice da collegare, se avete competenze elettriche ovviamente, se non ce le avete mi raccomando ingaggiate un elettricista. Ho aperto la scatoletta e mi sto prestando al montaggio. L'interruttore, o meglio pulsante, di Vimar ha uno schema di connessione abbastanza semplice. Vi faccio vedere come è fatto dietro. Come vedete, ha ovviamente la fase, il neutro, un contatto P per un pulsante e due altri contatti per collegare dei deviatori. Schemi che danno sono di utilizzare fondamentalmente, ovviamente, la fase neutro e il contatto numero 1 per collegarci l'utilizzatore nel caso non si abbiano deviatori. E questo è quello che io farò. Qui ovviamente ho l'interruttore che interrompe la fase, ho il neutro nella scatoletta, se non avessi trovato il neutro avrei commesso probabilmente un omicidio perché ovviamente mi sono raccomandato con l'elettricista che ha seguito i lavori di mettere il neutro dappertutto, anche a voi lo dico, è molto importante avere il neutro dappertutto per fare lavori di domotica, si può anche fare senza in certi modi, ma limita tantissimo le vostre opzioni. Quindi taglierò il neutro, lo collegherò ovviamente all'attuatore. All'utilizzatore, quindi alla lampadina e all'impianto, la fase andrà nell'attuatore e il filo di fase che va alla lampada verrà collegato al contatto numero 1. Sembra abbastanza semplice. Tacco la corrente, per fortuna le prese e le luci sono su due differenziali differenti, quindi posso tenere acceso il faretto che uso per fare i video. Andiamo avanti. Adesso mi sono derivato, come vedete, un neutro dal neutro principale. Sto staccando l'interruttore originale che a questo punto non serve più. Inserisco, come vedete, senza problemi l'attuatore nella placchetta. Perfetto. Gli collego il neutro, gli collego la fase. Perfetto, adesso l'attuatore è installato. Come vedete, fase e neutro, è tutto collegato. Posso chiudere e apprestarmi a fare la configurazione software. Questo è il pulsante montato, come vedete è totalmente indistinguibile da quello originale. Adesso ci apprestiamo a fare l'installazione. Sono nella app
View Wireless di Vimar, seguendo le istruzioni. Quello che non vi ho ancora detto è che questo dispositivo è sia Bluetooth che Zigbee. La prima connessione va fatta in Bluetooth per poi switcharlo allo Zigbee. Vediamo, gestisci il dispositivo, avvicinati al dispositivo e tieni premuto il tasto frontale. Ok, sta lampeggiando di blu. Perfetto. Dice la versione del firmware presente è Bluetooth 1.3.1, non è disponibile una versione più recente. Fantastico. Quello che devo fare è fare aggiorna a Zigbee. Questo perché chiaramente io voglio utilizzarla in Zigbee, è quello che mi permette di utilizzare questo dispositivo con Samsung SmartThings, che come saprete è il sistema di domotica che utilizzo. O come se ne usassi un altro, altrettanto aperto, il Zigbee mi permetterebbe comunque di configurarlo. Funziona direttamente anche con gli Echo Plus di Amazon, e questo è importante da sapere, ma è altrettanto importante sapere che è molto meglio, ve lo dico sempre, dotarsi di un hub più completo e più aperto di un Echo, ad esempio Samsung SmartThings. Ecco che siamo alla fine dell'aggiornamento. Conversione completata. Perfetto. A questo punto il dispositivo dovrebbe essere pronto per essere associato in Zigbee a Samsung SmartThings. Eccoci quindi in SmartThings per vedere di aggiungerlo. Facciamo più, dispositivo, non c'è tra i marchi elencati, ve lo dico già. Faccio cerca vicino e vediamo se compare. Qua sta lampeggiando ed è passato dal giallo al verde al bianco. Questa fase richiede sempre un po' di pazienza ed ecco la Thing, che posso solo ipotizzare sia questo nuovo interruttore. Rinomina, luce, lavanderia. Fatto. Questo punto esco, vado nei dispositivi e vedo cosa gli fa fare. Come vedete l'ha trovato, ma non me lo fa cliccare. Perché? Perché non c'è un device handler corretto associato al device. SmartThings non riconosce questo tipo di device. In questi casi è molto semplice, basta andare nell'IDE di Samsung SmartThings e associare a questo device il device handler Zigbee Generic Switch. Vado al PC, provo e vediamo se funziona. Bene! Ho cambiato il device handler che mi correggo parzialmente, è Zigbee Switch, non Zigbee Generic Switch. Tra l'altro, se non sapete come fare a cambiare un device handler in SmartThings, vi ricordo il mio video tutorial al riguardo, è davvero molto semplice comunque. Ad ogni modo, a questo punto è comparsa la corretta schermata per la luce, vi faccio vedere come funziona. Accesa, spenta, accesa, spenta. È davvero molto veloce, molto reattiva, più di altri device che ho avuto, soprattutto nella fase iniziale in cui si stanno un po' configurando. È stato davvero semplice da configurare. Avete visto che l'unica complicazione è installare il device handler, ma come vedrete dal tutorial non è niente di complicato. L'unico limite che c'è, ve lo faccio notare, è la gestione di questo LED fondamentalmente, ossia questo LED blu potrebbe avere altri colori se fosse utilizzato questo pulsante all'interno dell'ecosistema nativo Vimar. E si potrebbe gestire il funzionamento. Per esempio, si potrebbe invertire il fatto che si accenda come adesso con la luce accesa e si spenga con la luce spenta. Però, voglio dire, è davvero un dettaglio. Questo è un device di cui sono veramente soddisfatto. Si integra perfettamente nel mio ecosistema elettrico e domotico allo stesso tempo. È stato facile da configurare e, come vi dicevo all'inizio, costa anche molto ragionevolmente, perché 30 euro per un attuatore è un buon prezzo. Qua parliamo di un prodotto comunque di una certa qualità, non è una cinesata, scusatemi il termine, so che ci sono anche cinesate di qualità, però questo è decisamente un prodotto europeo, in particolare italiano, ingegnerizzato in un certo modo, secondo certi standard. Adesso, siccome sapete che non chiudo quasi mai un video e non sono contento se non faccio anche un'automazione con i device che installo, vi faccio vedere appunto una piccola automazione che in realtà è proprio il modo in cui utilizzerò questo attuatore. Perché se no mettere un pulsante Zigbee a controllo di una luce in una lavanderia? Perché chiaramente voglio che quando entro la luce si attivi in automatico. Questo verrà fatto chiaramente con un sensore di movimento. In questo caso ho messo un sensore di movimento sul pavimento, giusto per farvi vedere come funzionerà. Vado nell'app di SmartThings in Aggiungi Smart App, seleziono Illuminazione Intelligente, faccio Nuova Automazione Illuminazione. Che dispositivi voglio controllare? Ovviamente
Voglio controllare luce lavanderia che ho appena aggiunto. Eccola qua, fatto. Specifico che questa Smart App ha un grosso vantaggio rispetto ad esempio a Web Core, che è quella che io utilizzo più frequentemente perché ha automazioni complesse. In questo caso l'automazione è tutt'altro che complessa. Questa Smart App funziona in locale, che è un vantaggio. Inoltre è molto semplice creare delle piccole automazioni sull'illuminazione con illuminazione intelligente, quindi in questo caso perché non usarla? Quale operazione desiderate eseguire? Accendi, selezionate un'attivazione, movimento. In questo modo mi proporrà automaticamente i sensori come opzioni. Quali sensori di movimento? Io ne utilizzo uno che in realtà non starà qui, poi me ne procurerò un altro da mettere qui, però intanto voglio provarlo, che è sensore scale sotto. Attiva all'inizio del movimento, volendo si può anche attivare quando il movimento finisce, non nel caso di una luce, chiaramente. E voglio che si spenga ovviamente quando il movimento si arresta. Classico comportamento della luce gestita al movimento. Entro, finché mi muovo la luce resta accesa, quando esco dopo un tot di tempo la luce si spegne. In questo caso metto 1 minuto, non c'è motivo di farla funzionare più a lungo. Nome automazione, secondo il mio standard, autoluce lavanderia. Ecco qua, fatto, fatto. Dovrebbe funzionare. Facciamo la prova. Quando apro la porta dovrebbe accendersi la luce. Fantastico, al primo colpo. Come avete visto è stato veramente velocissimo creare questa automazione e renderla funzionante. Grazie a questo pulsante Dimar Zigbee in meno di mezz'ora ho potuto ricablare la luce, renderla controllabile dal mio sistema di domotica e renderla automatizzabile con un sensore di movimento. Non posso che essere soddisfatto. Bene, spero anche oggi di avervi fatto vedere qualcosa di interessante e di utile. Sono sicuro che questo dispositivo interesserà a tutti quelli, e so che sono tanti di voi, che apprezzano l'estetica dell'interruttore tradizionale e anche l'interazione con l'interruttore tradizionale. Continuerò per la maggior parte delle situazioni in cui bisogna domotizzare l'illuminazione a consigliare le lampadine connesse, in particolare HUE. Ma in tutti quei casi in cui c'è da gestire un'illuminazione semplice, quindi nessuna scena luminosa da creare, e chiaramente in cui si hanno placche Vimar, questa sarebbe davvero la prima cosa che consiglio. Placche Vimar ovviamente perché queste sono le uniche in cui questo tipo di pulsante si integra. Vimar è stato il primo produttore italiano abbastanza intelligente da sviluppare un prodotto Zigbee aperto, quindi che funziona con sistemi di domotica aperti. Ricordo che BTCino che utilizza Zigbee purtroppo continua a fare prodotti chiusi che funzionano solo con il suo ecosistema e poi eventualmente si collegano tramite il suo ecosistema ad A o a Google Home. Al momento non conosco altri produttori italiani che abbiano sviluppato prodotti simili. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, magari con la campanella, per essere notificati dei miei prossimi video. È anche un bel modo per me per capire quanto quello che faccio susciti interesse e aiuti chi mi guarda. L'altro modo chiaramente è che mi scriviate nei commenti e vi invito sempre a farlo. Vi saluto, alla prossima!